Ciao a tutti guerrieri e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Frost ed oggi ritorniamo in un nuovo video di Blocks Fruits. Innanzitutto, per iniziare, come sempre, i guerrieri del giorno in sovraimpressione qui sullo schermo, che ringrazio e saluto come sempre del supporto. In questo video cosa faremo? Vi mostrerò innanzitutto le missioni di quest'isola, che sono gli Arctic Warrior. Per non essere toccati dagli Arctic Warrior dovete essere livello 1405, però là questo si blocca a 1350. La seconda missione sono gli Snow Larker, se la pronuncia è giusta, che si sbloccano al 1375. E l'ultima missione, l'Ice Admiral, che si sblocca al livello 1400. Iniziamo e man mano che iniziamo vi spiegherò cosa andremo a fare in questo video. In questo video innanzitutto quello che faremo, molto semplicemente, vi mostrerò come ottenere questa spada qua, la cosiddetta Rengoku, e vi metterò una clip su come l'ho ottenuta. Iniziamo facendo fuori questi qui, come sempre con il light sono ancora a 3 mosse sbloccate per il momento, ma non vi preoccupate, vado avanti con raid e con tutto il resto. Il superhuman l'ho maxato e quindi oggi di conseguenza andremo a prendere il Death Step. Come potete vedere, superhuman 600, e al 600, al mio livello attuale, fa tutti questi danni qua. E questo era, questo è. Allora, siamo già a 5 su 8, aspettiamo un attimo che respawnano. Intanto vado a vedere se l'Ice Admiral è spawnato, anche se non lo devo affrontare on camera perché l'ho affrontato off camera e mi ha droppato la Liberty Key, che serve per sbloccare questa stanza qui. Questa stanza qui la vedremo tra poco, non vi preoccupate. Allora, continuiamo tatticamente con la missione di questi tizi qui, che li facciamo fuori molto scialla, molto easy. Nel server sono solo io al momento e li facciamo subito fuori. 1, 2 e 3. Uso solo il light perché il death step già l'ho usato. Ok, e questa è la prima missione. La seconda missione, se volete farla, hanno come sempre l'Haki dell'armatura sulle mani, quindi li ho già radunati tutti belli qui, pronti per essere massacrati. Quindi fatemi un attimo radunarli nuovamente, così tattici, e si dà inizio al massacro. Ok, scusate se sto laggando un po', non è colpa mia. E ok, ora usano la loro skill, quindi evitiamo, non può essere evitata questa skill a quanto pare, ma loro possono essere eliminati. Ole, ne ho fatti fuori 4 su 8. Ok, aspettiamo che respawnano, eccone qua uno che stavo pure già massacrando. Perfetto, non so perché l'ho smesso, non chiedetemi perché. Ok, andato. Non velocizzo in questo video perché sono poche cose che farò, quindi di conseguenza non c'ho nulla da velocizzarvi oggi, quindi godetevi un episodio non velocizzato, eccetto la battaglia boss, quella sarà velocizzata. Ok, devo attivare l'abilità per forza, raga, perché mi stanno massacrando nonostante ho l'Haki. Dai, 6 su 8. Ole, aspettate. Aia. Ok, e anche questo va giù. Perfetto. Anche l'ultimo va giù. Easy in questo momento perché ci vado di skill. Raga, allora, dissi, se non sbaglio, che avrei maxato di mastery ogni frutto che avrebbe avuto il suo risveglio. Però siccome ci sono anche altre cose che devo sbrigare, questo progetto lo rimanderò più avanti, quando sarà più fattibile farlo. Quindi farò sì i raid di un frutto, ma le mastery di un frutto... Oddio, mi stanno massacrando, sono rimasto con pochi HP. Le master di un frutto non le porterò tutte al massimo, eccetto quella del light. Solo quella del light per il momento sarà maxata. Adesso vi mostro la clip dell'Ice Admiral mentre me lo affronterò a parte, se ci riesco. Anzi, facciamo di no. Vi mostro la clip. Sì.
Ok, ora che avete visto la clip su come ho sconfitto l'Ice Admiral ed ho ottenuto la Liberty Key che droppa l'Ice Admiral la si usa qui. Qui si sblocca questo NPC, che se non sbaglio ci potete interagire dopo aver fatto anche la quest di... come si chiama? Di Swan. Se non sbaglio, no, ora non me lo ricordo con esattezza, però per sicurezza fate prima la quest di Swan e poi, se riuscite, battete l'Ice Admiral nel tentativo che vi droppa la Liberty Key e potete parlare con la versione tarocca di Zero Two, che sarebbe il creatore di Grand Peace Online, da quello che mi è stato detto. Ma va bene. Allora, Talk. Vorresti imparare il Death Step Fighting Style per 2.500 beli e 5.000 frammenti? Questo stile ti permetterà di distruggere i tuoi opponenti, il corpo dei tuoi opponenti con calci potentissimi e ha 4 special skills. Allora, quindi sì, Learn. Ovviamente avevo tutto, sia 2.500 che 5.000 frammenti, ora sono tornato povero, ma in compenso, ecco qui, raga, c'ho il Death Step. Ovviamente lo showcase ve lo farò nel prossimo video. Poi parliamo della Rengoku. La Rengoku, questa spada qui, come l'ho ottenuta? Allora, la Rengoku, avrete presente tutti questi nemici che si trovano qui su quest'isola, l'Ice Admiral incluso. Allora, man mano che li killate, c'è una possibilità che vi droppano una chiave, ovvero la Hidden Key. Questa Hidden Key la si può usare qui nel castello. Ora vi faccio vedere dove. Cioè sì, nel castello, però in un certo punto. Allora, andate di qua quando avete la chiave. Questo muro qua ci potete andare attraverso e qua ci sarà uno scrigno. Voi usate quella chiave sullo scrigno che comparirà qui e otterrete così la Rengoku. Questo è quanto, proprio easy, però dovete essere anche molto fortunati voi nell'avere questa possibilità di drop di questa chiave. E questo è quanto, io direi che per questo video è tutto, posso concludere qui l'episodio. Ovviamente lo concluderò andando nell'isola finale che ci attende, ovvero la Forgotten Island, se questa è la pronuncia giusta. C'ho ancora un bel po' di cose da fare, raga. Ancora un bel po' di cose da fare, sia nel secondo mondo e forse ancora qualcosina nel primo mondo, ma non ha tanto importanza adesso il primo mondo. Sì, questo è. Poi ditemi voi nei commenti se volete prima che faccio quelle determinate cose oppure se volete che continuo il farming con i livelli. Ovviamente nel prossimo video in questione ci sarà il sondaggio sia nel video che nel mio server Discord. Intanto vedo un Buddha lì. Bene, quindi è arrivato qualcuno. Ciao Sanji. Questa è l'isola finale. C'è anche il boss che qui dà più di un oggetto da. Quindi cercherò di apprendere più cose possibili e spiegarvele nel prossimo episodio. Le missioni di quest'isola si sbloccano a livello 1425 e concludiamo il secondo mondo a livello 1500. Il boss al 1475, quindi mi manca veramente poco pure per il boss. E per non essere toccati, credo, da questi nemici qua. Per non essere toccati, credo bisogni essere livello 1475. Infatti ora mi toccano ancora, infame. Va bene, per questo video è tutto, guerrieri. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ma prima un salutone a tutta quanta la crew. Come sempre, nuovi membri.
Cioè, chi è attivo, chi no, e i non attivi vengono buttati fuori piano piano. Benvenuti a tutti. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, guerrieri, dal vostro Frost è tutto. Siete sempre forti.